Un caro saluto a tutte e tutti gli amici consapevoli delle grandi menzogne, quelle vecchie e attuali. Su Indice Alfabetico trovate diversi argomenti sulla bussola, ad esempio bussola non può funzionare oltre l'equatore, che fa parte di una delle domande del video Domande Question pubblicate il 5 settembre 2016. Oggi ritorno sull'argomento prendendo esempio da un video di Eric Dubay che ha appena pubblicato 20 ragioni contro il newtonismo scritto da Enebeze Bridge. Vedete scorrere alcune pagine del libro che ho scaricato. Grazie all'amico Eddie che abita in Giappone andiamo ad analizzare quanto segue. Eddie, come ho detto, abita in Giappone ma è nato in Brasile e di recente è andato in Nuova Zelanda portando come sempre con sé una bussola. Come tutti sapete, la bussola ha sempre puntato a nord, sia quando era a Rio che in Nuova Zelanda la bussola ha sempre puntato verso il nord magnetico. La domanda è: come fa la bussola su una palla a puntare sempre verso il nord magnetico quando ci troviamo in Nuova Zelanda o quando ci troviamo a Rio de Janeiro? Non può essere su una terra a palla rotante, ma sentiamo una piccola parte del video di Eric Dubay. 5. Non abbiamo antipodi o coloniali sotto i nostri piedi, perché se i brasiliani guardano verso il nord e gli neozelandesi fanno la stessa cosa, dovrebbero guardarsi in faccia, non piedi contro piedi come le mosche sul soffitto. È da folli pensarlo e insegnarlo. La bussola può funzionare solo su una terra piana. Una terra stazionaria, come si vede nella dimostrazione di questa immagine. Quando Eddie era in Nuova Zelanda, la sua bussola puntava verso nord, verso il polo nord magnetico, e la stessa cosa succedeva quando era a Rio de Janeiro. Ancora la sua bussola puntava verso il nord magnetico. La bussola non funziona su una palla. Per chi conosce le bussole sapete che devono stare in piano rispetto alla superficie, diversamente non funzionano. Ma sentiamo questa esperta come ce lo spiega. Oggi vediamo i fondamentali di una bussola, che includono le parti di base, come tenere la bussola e i semplici passi da seguire quando usate la bussola. Vediamo come tenere la bussola. Ricordate, il nord non è mai lassù nel cielo. Ricordate, il nord non è mai lassù nel cielo. Ricordate, il nord non è mai lassù nel cielo. Quindi tenete la bussola bene in piano. Quindi tenete la bussola bene in piano. Quindi tenete la bussola bene in piano. Questo permette al lago di puntare a nord. Questo permette al lago di puntare a nord. Ricordate quello che si legge sul libro 20 ragioni contro il newtonismo scritto da Enebeze Bridge? Se i brasiliani guardano verso nord, gli neozelandesi o gli australiani si guardano faccia a faccia e non piedi contro piedi. Lo stesso accade se vi trovate nell'Africa del Sud, perché la terra è piana e non viviamo su una terra rotante dove la bussola non può funzionare, specialmente su una terra che ruota sul proprio asse, che gira attorno al sole, dove le nostre bussole punterebbero verso le stelle. Non ha alcun senso. Specialmente se prendete una carta della curvatura terrestre, è impossibile che le bussole puntino verso il nord magnetico quando vi trovate nella Nuova Zelanda, in Brasile o altrove. Questo può succedere solo quando siamo su una terra piana, il meraviglioso regno che ci ospita. Grazie a tutte e tutti, ci vediamo prossimamente. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.